Lo abbiamo conosciuto a Italia's Got Talent, questo talent molto famoso di Mediaset. È un giovane e molto sensibile cantautore. Con noi oggi nel nostro divano rosso c'è Federico Fattinger. Ciao. Buonasera, Federico. Ciao. Allora, innanzitutto oggi ti abbiamo invitato, nonostante tu non sia nato a Fano, sei di un'altra città, esattamente. Riva del Garda, Trentino. Riva del Garda, però vieni spesso qui nella nostra provincia, perché? Praticamente da parte di mio nonno paterno ho un appartamento a Torrette di Fano, quindi faccio le vacanze da quando sono nato qui e ho più amici qua che a casa mia. E col passare degli anni mi sono sempre più affezionato, tant'è che non ho mai voluto cambiare zona per fare le vacanze e sono rimasto fisso qua. E quando vieni a Fano vieni anche ospitato nelle varie manifestazioni che ci sono in città, perché appunto tu hai iniziato, ti sei appassionato alla musica fin da quando eri piccolo. Sì, praticamente io suono da quando ho 8 anni. Ho iniziato 8 anni, pianoforte, sì. Inizialmente sono pianista, classico. E poi ho smesso per un periodo, ho ripreso con le medie, con conservatorio e medie musicali. E ho proseguito con il liceo musicale a Trento e appunto sempre, anche quando vengo a vacanza, ho sempre con me il mio strumento, pianoforte ovviamente digitale perché portarsi un mezzacoda è un po' difficile, e suono anche qui e quando posso intrattengo gli amici al mare oppure cerco di infilarmi anche per semplice gusto personale in qualche manifestazione per rendere partecipe la gente della mia musica, del mio mondo. Noi ti abbiamo conosciuti a Italia's Got Talent, questo talent di Mediaset, sei arrivato secondo. Sì. E mi ricordo una De Filippi, Maria De Filippi, emozionatissima, e la tua canzone era davvero molto molto bella. Raccontaci com'è andata quell'esperienza, perché tu eri piccolo. Sì, avevo 19 anni, quindi praticamente per me è stata una cosa nuova, in quanto partire dal presupposto di proporsi per un programma e non pensare minimamente di venire presi e poi essere ricontattati, fare l'esperienza del provino, dire vabbè è andata, torni a casa, ti facciamo sapere, poi essere richiamati, andare avanti, scoprire che lo staff si è emozionato, questa canzone ha colpito, è piaciuta al pubblico, indipendentemente da come poi sia andata la diretta, perché esibirsi davanti a 2000 persone in studio e a 6 milioni a casa, quando prima ti esibivi davanti a 3 persone in cameretta, è difficile, però ci sono riuscito, è andata bene, è stato un impatto molto emotivo, sono contento che sia piaciuta tantissimo a Maria De Filippi, che io per come l'ho conosciuta, quel poco che ho potuto conoscerla, com'è? Mi è piaciuta moltissimo come donna, è molto umana. Lei è una assidua lavoratrice, però ha il suo lato umano con le persone e viene molto fuori. Anche quindi, se per quei pochi attimi in cui c'è a che fare, mi viene molto fuori. E infatti in questo programma forse uno dei pochi in cui proprio riesce a uscire la sua personalità e la sua commozione, perché sì, magari perché, è un po' rigida alcune perché volte. Perché secondo me è meno vincolata rispetto a un ruolo di presentatrice che ha in Amici o Uomini e Donne o C'è Posta per Te, anche se in realtà alle volte ci lascia andare anche negli altri, sì. Nonostante sia molto difficile vederla piangere in diretta. Infatti è capitato forse una o due volte anche a Italia's Got Talent, sia in quell'anno che anche in quest'ultima edizione. La canzone si chiama? Perché io credo, scritto con l'io tra parentesi, c'è sì. Un motivo speciale, c'è particolare. Lo spieghiamo dopo. Adesso ascoltiamo e rivediamo le immagini di Italia's Got Talent, Federico Fattinger. Quando esco per pensare, quando vado in riva al lago a passeggiare, alzo gli occhi e vedo te, poi li chiudo e sento che sei qui con me. Tu che eri e rimani, fai ricordi più recenti e più lontani, ti prometto che sarò
forte che non piangerò, ma soffrirò. Davvero emozionante, Federico, una canzone bellissima, piena di emozione. Abbiamo visto anche Gerry Scotti che si è emozionato, Maria De Filippi, erano tutti lì a guardare te. E la cosa che secondo me ha colpito è proprio questa, che tu eri comunque piccolo, un poco più che adolescente quando hai portato questa canzone, che però conteneva in sé dei significati molto grandi. Sì, e oltre a questo secondo me ha colpito anche il fatto che si tratta comunque di una canzone onesta, nel senso che comunque trasmette un significato, non è puramente una canzone commerciale e serve a far rispecchiare anche altre persone, non per forza come nel mio caso di un lutto, in una situazione che può essere capitata, per dire, c'è qualcuno che mi ha contattato dicendo che si è rispecchiato in questa canzone per il fatto di un amore lontano, proprio lontano in un altro stato, e che quindi appunto vive questa situazione all'interno di questa canzone per il fatto che non ci si può vedere spesso, magari la storia è finita, eccetera. Certo, può essere interpretata. E comunque l'affetto per questa persona non svanirà mai, come dico nella canzone, quindi non per forza deve essere vista come un lutto e non per forza come magari più maliziosi facevano all'epoca, un po' perché fanno gli invidiosi, un po' perché come su YouTube, come in giro, c'è sempre chi deve parlare, sì, certo, a vanvera, comunque ci sono sempre critiche positive e negative, non per forza una canzone che fa rappresentare un caso umano, cosa per la quale mi sono sempre battuto, e come ho detto allora, il mio obiettivo non era far trasparire un caso umano o vincere il programma, ma lasciare un messaggio e far emozionare il pubblico. E il messaggio è arrivato assolutamente, è una bella esperienza penso questa qui di Italia's Got Talent. Mi ha cambiato abbastanza. Ti è cambiata la vita, ma soprattutto perché comunque inizi ad avere una visibilità e inizi ad avere un nome. Quali sono i benefici dopo la partecipazione di un reality? Brevemente, prima dico i benefici miei, nel senso che i benefici miei, prima ancora che quelli che dà reality a tutti, sono stati che mi ha sbloccato e mi ha fatto partire, mi ha dato più sicurezza, mi ha tolto un'ansia che precedentemente avevo del palcoscenico, perché sei timido un po'. Ero molto più timido allora, adesso c'è comunque una piccola vena di timidezza, ma riesco ad andare avanti. Quindi ho cominciato un percorso, faccio tantissime altre cose, oltre al semplice fatto di essere cantautore. Mentre in generale un reality comunque sì, porta visibilità, e in base a quello che cerca ti può portare la notorietà, ti può portare i guadagni, chi più chi meno, l'inserimento in un settore che è quello dello spettacolo, e ti porta a condividere la tua esperienza con altre persone che presumibilmente fanno il tuo stesso mestiere. Ecco, invece è difficile poi proporsi a una casa discografica? Io faccio fatica tuttora, poi c'è un periodo di crisi, cioè non serve che lo dica io, ma già il mercato è saturo da un po'. Non sono gli anni d'oro degli 80 e 90 in cui comunque c'era più richiesta, in cui anche quello che non era l'eccellenza veniva preso dal produttore, sì, e veniva prodotto appunto. Sì. Si rischiava di più poi. Esattamente, no? Adesso invece secondo me si cerca di limare la qualità a discapito di una quantità, di un ritorno di quello che si è speso per produrre il personaggio, faccio un esempio, uscito da un talent che dura un anno e fa quadrare i bilanci della casa discografica, ma li capisco perfettamente da un certo punto di vista, ma dall'altro punto di vista se non si rischia un minimo si rimane in una fase di stallo in cui la musica è praticamente tutto uguale, perché secondo me la musica pop italiana, a parte alcuni casi, è quasi tutta uguale negli ultimi 8-10 anni. Ecco, a proposito di questo, tu che musica ascolti italiana? Io nell'ultimo periodo, che sono questi 2-3 anni, ho cambiato visione della musica, quindi sono passato dall'ascoltare da adolescente una Laura Pausini, un Eros Ramazzotti, classici pop che ti fanno ascoltare anche alle volte i genitori o gli amici nel periodo d'adolescenza. Adesso mi ascolto moltissimo Sergio Camariere, che adoro, bungaro, che lui, oltre che essere autore per molti grandi della musica, che ha scritto per Giusy Ferreri, sì, è un grande autore, Mannoia, Tony Bungaro, sì. E mi piace soprattutto per quello che ha fatto tutta la sua discografia, e ripropongo anche brani suoi, perché io ne vado praticamente matto. Quindi principalmente Bungaro e Camariere sono i miei punti di riferimento in questo momento. E poi ogni tanto mi faccio un'ascoltata di De André Capossela.
Abbiamo appena visto, adesso la rivedremo, l'immagine del tuo libro, un libro che si intitola appunto Perché io credo, l'avventura della vita non avrà mai fine. Sì. Ha venduto 11.000 copie, ha avuto grande successo. Di cosa parla brevemente? Si tratta non di una biografia, come specificato all'interno comunque del libro, ma bensì di un libro testimonianza. Quando ho parlato con PM per fare questo libro, avevo chiesto espressamente di non fare un libro unicamente per sfruttare l'immagine, altrimenti mi sarei rifiutato di farlo perché sarebbero classificati guadagni facili. Ma si tratta di un libro che racconta una piccola parte di me legata all'esperienza che ho fatto a Got Talent, il perché è stata fatta, quello che secondo me è la mia visione del talent in base alla mia esperienza, quello che mi ha portato, quello che è il messaggio che volevo dare, quello che mi è capitato, perché comunque ci deve essere un filo conduttore e soprattutto la mia visione piccola sulla base dei 20 anni che avevo quando l'ho fatto fare e della religione, perché comunque io ho perso parecchio il mio credo dopo che è morta mia mamma. Quindi da lì è cambiato un po'... È cambiata anche molto la mia visione. La tua visione, adesso stai... Sono in una via di ricrescita, diciamo, ho partecipato, ho presentato anche il mio libro tramite degli amici in Trentino durante un evento per Medjugorje, quindi sto cercando anche di ritrovare un pochettino quella fede che è andata perduta. Parliamo adesso delle cose a cui stai lavorando al momento. Sei in una compagnia che unisce teatro con la musica, si chiama Posa in Opera, esatto. Giusto? Quindi stai collaborando con loro. Sì. Prima di parlarne, vediamo il video di presentazione della compagnia. Dalla melodia nasce la danza, rimbalza sui righi musicali e si fonde con il suono. Calano le luci e si accendono le stelle. Prepara il cuore, lasciati cullare e viziare dalla musica e dalla danza. I ricordi volteggiano nell'aria, lo sguardo è rapito dalla magia dell'atmosfera. Una tavolozza di colori che incanta i 5 sensi. Ogni singolo dettaglio è fondamentale per rendere irripetibile ed unica questa serata. Questo era il video della compagnia alla quale tu partecipi e collabori. Di cosa si tratta esattamente? Cosa fate? Praticamente questa compagnia è composta da 7 ballerine che fanno parte di una scuola di danza, di cui la titolare della compagnia è anche titolare della scuola di danza. E in più c'è anche la band, io sono parte pianistica e vocale. Noi prepariamo spettacoli di 1 ora e mezza o anche meno a seconda dell'evento, modulari, che vuol dire che può trattarsi di uno spettacolo completo con tutto l'organico ridotto, soltanto acustico o solo ballato,
in cui facciamo brani di inediti, con inediti miei, come ad esempio che sono stati coreografati, come ad esempio quello che si vede nella foto, e, oppure brani cover riarrangiate, si può passare da brani pop a brani pop jazz, soul e funky, rifatti in tutt'altra maniera oppure attenendoci all'originale. Sì, reinterpretati con arrangiamenti bello, fatti al momento a seconda dei gusti, principalmente miei, perché comunque la collaborazione è nata tra Posa in Opera, che è di Paola Posa, la coreografa nonché titolare, e Federico Fattinger, che sono io. Appunto. Sì. E in ogni caso, comunque, cercando anche di avvicinarsi, non staccandosi troppo dai gusti della band, perché ovviamente se uno è bianco non posso fargli fare certo, neanche il nero, cerco una via di mezzo. E poi hai anche creato una sorta di CD autoprodotto. Sì. Ci ho lavorato questo inverno barra primavera, l'ho prodotto in uno studio a Riva del Garda. Si tratta di una preproduzione, ma secondo me è fatta molto bene, che sto cercando di proporre. Ho alcuni contatti tra Milano e Roma a cui sto proponendola e voglio sbrigarmi perché mi interesserebbe per partecipare quest'anno a Sanremo Giovanni con alcuni miei brani. Scoop! Mi piacerebbe. Scoop, questo non lo sapevo. Allora, speriamo davvero prossimo anno, Sanremo 2014, speriamo davvero che verrai preso nella categoria, insomma, giovani. Io lo spero, se non sarà così, secondo me non cambia niente, nel senso che certo, comunque quella è una vetrina ed è un'opportunità per far vedere che comunque sia, al di là del Federico Fattinger che ha fatto il talent, che si è fatto conoscere con quella canzone lì, ci sono altre cose, perché comunque io sono passato da scrivere canzoni d'amore da adolescente, adesso parlo di tutto che va dall'apparenza, dal modo di vestire della gente, a canzoni che parlano della crisi, quindi si passa dalla politica agli atteggiamenti, alla vita quotidiana e a molte altre cose. Infatti la stessa autoproduzione è un mix di elementi. Bene, allora Federico, dimostri davvero di essere più grande della tua età, perché hai un animo molto sensibile, ma hai anche degli argomenti, quindi sei una persona, e lo si vedono poi anche nelle tue canzoni, molto intelligente. Quindi io ti faccio davvero in bocca al lupo, ci rivediamo il prossimo anno. Speriamo. Ci rivediamo il prossimo anno, ti auguro davvero tante cose belle e ti ringrazio ancora per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie a Federico Fattinger e noi invece ci ritroviamo alla prossima puntata.